Ma buongiorno da gaming a tutti! Noi oggi vediamo tutti questi gioconi con la iper ultra grafica e le iper ultra scene di gameplay che ci tengono con gli occhi incollati allo schermo, ma alcuni giochi non avevano nulla di iper prima di diventare famosi davvero. Erano semplici e godibili, e forse proprio questo li rendeva incredibili. Andiamo oggi a vedere alcuni giochi che erano molto diversi prima di raggiungere un certo livello. Potreste scoprire tante cose strane. Prima di cominciare vi consiglio di farvi un giretto sulla pagina Instagram ufficiale del canale per farvi due risate con meme stupidi e senza senso. Partiamo! Prince of Persia. Questo Prince of Persia è da un po' che non si fa vedere in giro e sinceramente ne vorrei un altro. La serie non l'ho giocata tutta, ma gli ultimi due capitoli li ho amati, quindi Ubisoft vediamo di darci una mossa, creare qualcosa di nuovo. Comunque sia, ricordate quindi il reboot in cel shading e spettacolari scene di combattimento nell'ultimo per PS3? Tutto questo non c'era assolutamente nel primo capitolo uscito, nel 1989 per Apple II, considerato uno dei primi veri computer. Comunque il gioco era tosto, ma davvero tosto, e lo sclero veniva fuori facilmente. Solo nel 1999 è uscita la prima versione in 3D e le cose hanno cominciato a cambiare da allora. Speriamo, come detto prima, che arrivino nuovi capitoli davvero. FIFA. È uno dei giochi più famosi al mondo, non soltanto perché tratta di uno sport visto e praticato da tantissimi, ma anche perché è ormai una serie costante da anni che continua a partorire nuovi capitoli regolarmente, imponendosi così sul mercato insieme a PES che cerca di tenerli testa. Mentre ora il livello di dettaglio dei personaggi è a livelli stellari, un tempo, non era proprio così. Visto? Il 30 novembre 1995 era uscito questo primo capitolo, che comunque ha divertito milioni di persone. Era finalmente il gioco di calcio che in tanti aspettavano, anche se sembrava di giocare con dei cubetti di Minecraft. Super Mario. Super Mario diciamo che non è cambiato, ma allo stesso tempo lo è. Mi spiego meglio. È uno di quei giochi che, anche cambiando, rimane se stesso. Una cosa in cui Nintendo è molto capace è proprio questa: trasformare i suoi giochi storici mantenendo sempre un'impronta legata al passato. Ad oggi Super Mario Odyssey è stato il salto più grande mai visto per la serie, modelli 3D e tanti mondi da visitare con un gameplay vario e divertente. Prima, alla nascita, era un gioco in 2D, ma che comunque rimaneva vario e divertente nonostante dovessi solo saltare e andare avanti in una linea retta. Insomma, il cambiamento c'è, ma è sempre Super Mario. Wolfenstein. I fan più accaniti della saga avranno di sicuro giocato al primo capitolo di questo gioco davvero fuori di testa, e che tratta argomenti molto sensibili in modo estremo e frenetico su schermo. Nel 1992 era uscita anche questa prima incarnazione da sparatutto e vero e proprio, e aveva una grafica molto simile a quella di Doom, ma non era il primo vero gioco della serie. Quello uscito nel 1981 per Apple II era più o meno così. Da questo a Wolfenstein 2 The New Order è davvero come ricevere un pugno in un occhio. Immaginate, il gioco adottava una visuale dall'alto. Dovevamo controllare il nostro protagonista all'interno del castello del titolo, alla ricerca di documenti segreti. In ogni stanza, 64 in totale, potevano esserci nemici diversi da affrontare. Era comunque molto divertente ai tempi. Tomb Raider. Il primo Tomb Raider è uscito nel 1996. Cavolo, quanto mi sento vecchio! E parlava di questa razziatrice di tombe che viveva avventure incredibili con le sue armi e i suoi seni a punta. Ma davvero tanto a punta. La differenza con Rise of the Tomb Raider è assurda. Come potete vedere, Crystal Dynamics è riuscita a compiere dei veri e propri miracoli che però non hanno portato il gioco in vetta alle classifiche di recente. Nonostante l'ovvia qualità, tanti hanno snobbato la nostra Lara durante l'uscita dell'ultimo capitolo. Speriamo in futuro ne escano altri e che siano ancora più spettacolari sia da vedere che da giocare. Fortnite. È inutile che io stia qui a presentarvelo, essendo il gioco per eccellenza in questi anni. Ma prima, com'era di preciso? Questo gioco doveva semplicemente essere un videogioco sulla sopravvivenza. Dovevate costruire la vostra base e difendervi dalla moltitudine di zombie presenti nel mondo, che vi avrebbero attaccati per rendervi la vita difficile. Insomma, nulla di che, finché nel 2017 Epic non ha deciso di seguire la scia dei Battle Royale, iniziata grazie a PlayerUnknown, inserendo quindi una modalità gratuita da scaricare a parte. Da lì tutto era cambiato. Un piccolo miglioramento grafico, velocità di costruzione e gameplay più dinamico e tanti, ma tanti modi di giocare diversi per partite coinvolgenti e di impatto, che ti invogliavano a continuare all'infinito. Insomma, un ottimo lavoro in confronto a come era prima. GTA.
GTA è un altro di quei giochi che non morirà mai e rimarrà nella mente di tutti se mai dovesse sparire. Cosa che non succederà perché soltanto con le vendite di GTA 5 si sono superate le 100 milioni di copie, diventando quindi uno dei giochi più venduti di tutti i tempi. Ma com'era prima? Beh, eccovelo in tutto il suo splendore nel 1997. È stato creato il primo capitolo con grafica cartoon con vista dall'alto e la gente lo amava, ma solo da GTA 3 tutti hanno cominciato a capire le potenzialità del gioco. Quello fu l'inizio del 3D e la svolta per una serie che da allora avrebbe conquistato il mercato videoludico. Un gran bel salto di qualità. Con questo concludiamo, spero il video vi sia piaciuto e ricordatevi di iscrivervi per aiutarmi a crescere. Noi ci sentiamo alla prossima gente, stessa voce, stesso gamer e orario diversissimo.